Sono circa 150 i tifosi salentini che hanno chiesto di costituirsi parte civile contro l'ex presidente del Lecce Pier Andrea Semeraro l'imprenditore Carlo Quarta e Marcello Di Lorenzo, amico dell'ex difensore del Bari Andrea Masiello Tutti e tre sono imputati per frode sportiva nel processo sul derby Bari-Lecce del 15 maggio 2011 terminato 0-2 che secondo la procura barese fu comprato dal club salentino per 230.000 euro pur di vincere la partita e restare in Serie A. La richiesta di di costituzione di parte civile presentata dagli avvocati Giuseppe Milli e Francesco Calabro passerà nelle prossime ore al vaglio del giudice monocratico Valeria Spagnoletti insieme con quella presentata da un centinaio di tifosi del Bari, dall'Associazione Bari, da Conf Consumatori Puglia e Italia, dallo Sportello dei Diritti, dall'Associazione di ex giocatori del Bari Maglia Biancorossa. Il giudice, davanti al quale si sta svolgendo il dibattimento, dovrà decidere anche se accogliere o meno l'eccezione sollevata da uno dei difensori, l'avvocato Francesca Conte, che ha chiesto di trasferire il processo nella città barocca per competenza territoriale. In piazza Mazzini, infatti, secondo il legale si sarebbe consumato il reato, lì ci sarebbe stata la promessa di pagamento. Ha già chiuso il suo conto con la giustizia invece Andrea Masiello, che ha confessato la Combin e il 3 ottobre scorso ha patteggiato la pena ad una hanno i dieci mesi di reclusione per quattro presunte partite truccate, tra cui il derby.